Anni, soldi, attese e proclami. È successo di tutto per quanto riguarda la realizzazione dell'ospedale unico per acuti al Lago Negro, di tutto, tranne la realizzazione dell'ospedale unico per acuti al Lago Negro. Cittadini, studenti, sindacati, qualche amministratore, ieri mattina hanno, non per la prima volta, attraversato le vie cittadine in segno di protesta nei confronti di un progetto ideato mezzo secolo fa. Poi, nel 1997, arrivò finalmente la decisione del territorio di realizzare l'opera proprio al Lago Negro. Ma dopo 20 anni, nel 2016, da quella decisione non solo non è stato fatto nulla, ma quel sogno è stato ridimensionato, diciamo così, portando di fatto alla decisione di non realizzare più quella struttura di quella grandezza e in quel luogo, ma attraverso una delocalizzazione. E comunque in 2 anni, da quel 2016, nulla è accaduto, nonostante l'azienda ospedaliera San Carlo abbia anche realizzato un progetto fattibile. L'unico vero presidio nato è quello del comitato civico che da anni si batte per non far definitivamente morire il progetto.